di musica e cinema, perché lo capiamo subito, dopo l'anteprima a Potenza, giovedì 23 marzo, quindi domani, il docufilm Il mondo è troppo per me, della regista lucana Vania Cauzillo, prodotto da Jump Cut di Trento, dedicato alla vita e alla figura di Vittorio Camardese, arriva a Matera presso il cinema Il Piccolo, grazie alla collaborazione con l'Onyx Jazz Club. Vittorio Camardese è stato un chitarrista straordinario, originario di Potenza, forse non omaggiato a sufficienza. È per questo che questo documentario assume una valenza ancora maggiore. Intanto saluto Vania Cauzillo, che è la regista. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per ospitare il Intanto tuo facciamo capire racconto. subito chi era Vittorio Camardese, magari i più non lo conoscono ancora. È esattamente questo il punto, nel senso che Vittorio Camardese era una persona che aveva fatto il liceo durante la Seconda Guerra Mondiale, per capirci. Era un uomo del Novecento, era andato a studiare a Roma, era diventato medico radiologo, aveva fatto lì tutta la sua vita. Si era pensionato, se non fosse che probabilmente era uno dei più grandi chitarristi al mondo, non un chitarrista qualsiasi. È morto completamente sconosciuto, ma nel 2010 un video del 65 in cui lui mostra la chitarra, il suo modo, lui dice, particolare di suonare la chitarra a Arnoldo Foà, fa letteralmente il giro del mondo. Questo video se lo passano i più grandi chitarristi, quindi Steve Vai, Brian May, Joe Satriani. Brian May, il chitarrista dei Queen, scrive: chi è questo genio che al minuto 3:65 suona la chitarra come nessuno mai? E la risposta è un po' nel documentario, cioè è il motivo per cui io poi sono partita alla ricerca di questa storia incredibile, che era partita come la storia su un chitarrista ed è finita per essere una storia sul talento e che ha molto a che vedere anche con il nostro modo di essere lucani nel mondo, mi viene da dire. Da chi fu postato questo video? Dal figlio adottivo, cioè Roberto Angelini, anche lui chitarrista di fama nazionale, suona il chitarrista storico di Niccolò Fabi, lavora da Propaganda Live, quest'altra trasmissione, insomma, un chitarrista famoso che aveva lui, Vittorio Camardese aveva sposato sua mamma e quindi lui un po' aveva anche lui con curiosità prese questo video per farlo vedere agli amici, perché essendo passato tanto tempo, anche lui non aveva quasi più ricordo di come Vittorio suonasse e la mamma gli disse: "Guarda, è andato in due o tre trasmissioni." E quindi Vittorio Roberto prese questo video, lo mise online e si scatenò il putiferio. Dal Giappone arrivavano i messaggi. È stato proprio un episodio di viralità online a scatenare poi l'interesse, che chiaramente si era esaurito alla domanda. Quello che io poi ho trovato in quasi 8 anni di ricerca, questo mi piace dirlo perché è un documentario difficilissimo, è un documentario difficile da produrre in questo senso, perché è un documentario pieno di archivi, pieno di animazione, perché abbiamo ricostruito dei buchi della narrazione che ovviamente quando ti confronti con un personaggio che voleva essere dimenticato c'è un problema, no? Dici: come lo racconto? E quindi c'è una grande dose di fantasia e ricostruzione rispetto alle testimonianze, testimonianze come quella di Renzo Arbore. Lui era amico di tutti i più grandi. Nel documentario ci sono delle testimonianze importantissime. Irio De Paola, più grande bossanovista, diciamo europeo sicuramente, c'è Renzo Arbore, c'è uno dei più grandi trombettisti di jazz italiano, E qui vediamo forse che è proprio la Marcello sua Rocco. tecnica, Sì, Vania, qui vediamo la sua esatto. tecnica. Questo è Vittorio Camardese, questa è la tecnica che utilizzava, che poi una tecnica che hanno utilizzato i più grandi chitarristi, diciamo così, della scena rock internazionale, tu li hai citati prima, cioè percuotevano la tastiera della chitarra, quindi con la mano destra, oltre che suonare e pigiare le corde con la mano sinistra, come di solito, si fa. E questa è la grande tecnica e questa è l'intervista di cui parlavi tu prima. Questo è Renzo Arbore, insomma. Ecco, tra l'altro volevo, diciamo così, ricordo anche in questo momento il fatto che io intervistai Roberto Angelini nel 2014-2015, credo, c'è cioè Esatto. un'intervista fatta per TRM Art, il nostro canale tematico, nel senso che adesso è confluito in TRM H24, in cui proprio Roberto Angelini si stupiva del fatto di aver trovato, insomma, poi con l'andare negli
anni tra le foto di famiglia suo padre adottivo con Chet Baker, proprio a testimonianza del fatto che gli amici del suo padre adottivo fossero di un certo livello, di un certo calibro e che fosse apprezzata la sua tecnica da grandissimi della scena internazionale jazz come il trombettista Chet Esatto. Baker. Ed è il motivo per cui io a Matera ci ho tenuto tantissimo a presentare i film con Onyx Jazz Club, che ringrazio perché così come ho aperto la possibilità, loro hanno accolto, ovviamente tutti sono pazzi di Vittorio, perché questa è una figura di cui tu ti innamori, questa è la verità. E ti innamori e ti confronti un po' anche, no? Perché dici perché tu che avevi il più grande talento, no? Non ce l'hai fatta. È un film che fa fare tante domande. Io devo dire, dopo queste due grandi presentazioni, quella che abbiamo fatto in anteprima a Torino, questo festival importante di cinema e di musica, e poi a Potenza, anche poi la risposta del pubblico è interessante, perché è un film che non dà una risposta, ma questa era veramente la mia intenzione. Fa fare delle domande, come le ha fatte fare a me in prima persona come autrice, ma poi spero che anche al pubblico riporti una domanda profonda, no? Quella delle scelte, quella del peso del talento, quello di fare delle cose che un po' ci rendono felici. Sembra una cosa molto banale, ma è molto molto importante. Ecco, domanda finale, curiosità personale, magari può essere anche una curiosità di chi ci sta seguendo. Certo. Ci sarà anche Roberto Angelini per la presentazione di Matera? Peccato. No, purtroppo no, nonostante diciamo, continua a inviarmi video dicendo dai, facciamo, vediamo se ci riusciamo ogni tanto, però magari, siccome sicuramente lo riproporremo a Matera, ci riusciremo la prossima volta, questo diciamo, provo a prometterlo. Quindi appuntamento giovedì 23 marzo, domani, giovedì 23 marzo, quindi segnato, veramente ne vale la pena, secondo me, di andare a vedere questo docufilm, ve lo dico davvero in maniera appassionata, alle 19, giusto? O alle 21 ci sono due Ah, due spettacoli. Nella prima spettacoli, ottimo. introduzione con Onyx Club raccontiamo un po' come Vittorio si inserisce nella Basilicata del jazz. Nella seconda proiezione ci sarò io e la montatrice, che invece magari introduciamo più la parte filmica. Insomma, in entrambe le proiezioni una bella introduzione è assicurata. Perfetto, grazie Vane Cauzillo. Grazie a voi.